Ciao a tutti, benvenuti, bentornati nel mio canale, sono Cara, oggi sono qua con un nuovo video e in questo video vi faccio vedere come ho usato questo prodotto per fare questi capelli strafighi. Cioè, che hanno un po' di volume, un po' di onde, ma sono comunque lisci e stramorbidi. Veramente raga, io sono strafelice, non me lo aspettavo sinceramente. Perché in realtà ce le avevano anche le mie amiche, la mia house mom, di altri brand e anche che costano di più. Io tra l'altro ho un codice sconto che è CP15 su tutto il sito, vi lascio tutto nell'info box. Però appunto ce l'avevano, però sto qua veramente raga è strafigo e niente, i capelli non me li aspettavo perché è anche la mia prima volta, ma sono strafighi. E poi adesso voglio anche farmi i capelli scalati, quindi verranno ancora più fighi. E niente raga, sinceramente sono stra proud, quindi se volete vedere come li ho fatti così, continuate a guardare. Ok, quindi qua abbiamo il prodotto, tra l'altro confezione strabella. E niente, adesso andiamo a provare. Ho tenuto prima i capelli un po' in questo, così ha preso l'umidità. Questo è quello di Decathlon che mi sono portata dall'Italia, perché qua mi sa che non hanno Decathlon. Che però è quello apposta per i capelli, perché se usate uno che non è apposta poi ve lo rovina un po'. Dividiamo in sezioni, prima quelli sotto e poi andiamo salendo. E poi andiamo a usare, ci sono quattro modalità, no tre, cool che è tipo freddo, low and high, e io faccio quello high. Ho deciso alla fine che volevo fare i boccoli perché ho provato e vengono stra bene, poi li vado ad aprire e vengono un po' tipo mossi, non tipo boccoli boccoli, e quindi poi li vado a chiudere così e poi li lascio. E poi ultimo vado a farne uno freddo, così si fermano, cioè rimangono fissi. Ok, e poi vado a fare le altre sezioni. Penso di aver ben capito come si fanno i boccoli in realtà. Cioè, non sono capace. Non sono molto capace in realtà. Comunque i capelli sono stramorbidi. Li ho stoccati. Raga, mi hanno anche mandato questi due prodotti. Uno è uno spray super shine e l'altro è un revival. E niente, voglio provare questo. Profuma. Non so bene questo cosa debba fare. Però boh, vabbè. Cioè raga, volevo solo farvi vedere quanto è figo. Cioè guardate, i capelli tra l'altro sono straluminosi e non ho fatto nient'altro, cioè sono appena uscita dal bagno, cioè con la luce naturale, perché mi sa che lì non si vedeva bene, però, cioè nel senso, secondo me sono strafighi perché è liscio però con volume e un po' di onda. E niente, sono molto molto felice, anche se era la mia prima volta, sono molto proud e secondo me migliorando poi col tempo verranno strafighi. Quindi veramente ve lo straconsiglio, secondo me anche se avete i capelli ricci vi aiuta a asciugarli e piastrarli nel frattempo. Poi magari se avete i capelli proprio ricci la piastra dovete usarla anche dopo, però nel frattempo vi aiuta. E niente raga, stra proud e molto happy di questo prodotto.
E niente, raga, stavo editando e mi sono resa conto che non ho fatto una fine. Quindi niente, sono anche passati una mezz'oretta così, i capelli sono ancora strafighi e c'è ancora tutto il volume. Ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like a questo video. Tra l'altro, se non lo sapete, sono un exchange student in California, però penso che lo sappiate. E niente, vi ricordo di iscrivervi, lasciare un like e noi ci vediamo al prossimo video. E spero che questo vi sia piaciuto. E tra l'altro vi ricordo che tutto nell'info box, c'ho anche un codice sconto, quindi se volete comprarlo avete anche il 15% di sconto.